Poi una sera finalmente li portò al teatro a Cesena a sentire un Rigoletto con un giovane Cappuccilli e rimasi così impressionato dal teatro musicale, da questo mondo che si apriva, il modo di raccontare in musica le storie della vita. Da lì cominciai a frequentare appunto il teatro d'opera, contemporaneamente sentivo ovviamente Inarita Pavone, quindi comunque le vocalità diciamo più moderne della musica leggera. E da questa passione nasce poi la scelta nell'ambito della medicina di trovare qualche cosa che avesse attinenza con l'arte vocale, scoprendo quindi che esisteva una specialità, la foniatria, che consentiva appunto di mettere a frutto questa passione. Prima di vincere tra l'altro un'edizione di Sanremo di non mi ricordo quale anno, del 97 forse, con Senza Pietà, era rimasta a causa delle varie conferenze stampa, incontro con i fan, prove, cambio di clima, registrazioni e così, avevo avuto un abbassamento di voce, una laringite, e dovendo cantare la finale dopo poche ore, non sapevamo come fare, dico guarda, ricordiamo come al solito al cortisonico. In realtà lei non prese nessun cortisonico, ma con la grande grinta che la caratterizza, vinse Sanremo senza bisogno di cure. Consigli per il cantante possono essere idratazione, sicuramente delle corde vocali, quindi mantenere idratata, umidificata e lubrificata la superficie delle corde vocali, perché più abbiamo idratazione sulle corde vocali, meno lavoro facciamo dal punto di vista vocale e muscolare, quindi ci stanchiamo meno e abbiamo la massima efficienza fonatoria. Comunque sempre di riscaldare la propria voce con degli esercizi appositi prima di performare, perché non è che anche se comincio con un brano semplice non esiste un brano più semplice di un altro, perché tutti i brani hanno la loro importanza al di là dell'estensione o dell'intensità della voce che uno impiega. Partire di solito a freddo vuol dire spingere poi tutta la serata, quindi avere un buon riscaldamento, una buona strategia di riscaldamento vocale con dispositivi vari, e poi affidarsi sicuramente a un buon maestro di canto, perché è vero che ci sono dei cantanti che nascono come autodidatti, però la consapevolezza di gestione dello strumento e anche il fatto di poter saper risolvere i problemi nel momento in cui si incontrano dal punto di vista proprio anche delle strategie tecniche da applicare per non avere incidenti, per non avere danni organici alle proprie corde vocali, magari dover interrompere per un certo periodo di tempo la propria professione. Dopo quanto tempo posso entrare nella stanza dove la mia fidanzata ha starnutito? Oppure una telefonata delle 7 di mattina della domenica per chiedermi se era meglio fare il bagno turco o la sauna? Quindi domande abbastanza buffe.